Le piante sempreverdi sono arbusti o alberi con fogliame particolare che permane sulla pianta anche durante i periodi di riposo vegetativo. Gli arbusti sempreverdi più coltivati in giardino sono quelli utilizzati per le siepi, che permettono di ottenere una barriera verde costantemente compatta e rigogliosa. Nonostante il fogliame sia persistente, anche le piante sempreverdi hanno un periodo di riposo vegetativo, in genere identificabile con l'inverno, durante il quale è consigliabile sospendere concimazioni ed annaffiature. Durante il periodo vegetativo, ovvero da marzo-aprile fino a settembre-ottobre, annaffiamo in maniera regolare, ma intervenendo solo quando il terreno è asciutto ed evitando di mantenere il substrato costantemente inzuppato d'acqua. In questo modo eviteremo lo svilupparsi di dannosi marciumi radicali. La concimazione può essere effettuata aggiungendo concime ogni 12-15 giorni all'acqua delle annaffiature, oppure mescolando al terreno ai piedi delle piante del concime granulare a lenta cessione, ogni 4-6 mesi. Si utilizzi un buon concime per piante verdi, ricco in azoto durante la primavera e di microelementi utili per mantenere il fogliame verde e sano. Poniamo a dimora i sempreverdi in un buon terriccio universale, mescolato con poca sabbia o pietra pomice, in modo da evitare ristagni idrici. Scegliamo un posto in cui l'arbusto possa godere di una buona areazione ed una buona insolazione. Le potature dei sempreverdi avvengono in genere a fine inverno o dopo la fioritura se si tratta di arbusti da fiore. Possiamo praticare piccoli tagli per conformare l'arbusto anche durante la stagione vegetativa o anche in autunno.